Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. In apertura andiamo a Chiesino Zanese, dove c'è stata la confisca di una abitazione alla criminalità organizzata. Questa abitazione accoglierà una famiglia dell'Ucraina. Arrivati nel nostro paese in fuga dalla guerra in Ucraina, dopo essere stati accolti da alcuni conoscenti, presto avranno una casa dove poter vivere. È il felice epilogo per una famiglia proveniente dal paese dell'Est Europa che a Chiesino Zanese potrà ricevere temporaneamente un'abitazione confiscata alla criminalità organizzata. Il progetto è stato formalizzato con la firma di un apposito accordo tra la prefettura di Pistoia e il comune Val di Levolino. È una firma importante perché è una convenzione che stipuliamo come prefettura con il comune di Chiesina Uzzanese. Si tratta di un immobile confiscato a un soggetto appartenente alla criminalità organizzata che è in gestione all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Con verbale di consegna da parte del coadiutore è stato assegnato momentaneamente alla prefettura che lo, in base alla convenzione, consegna per l'utilizzo al comune, al sindaco del comune interessato. Ma l'altro aspetto importante che voglio mettere in evidenza è che verrà subito utilizzato, in attuazione anche di linee guida che sono state diramate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili, per far fronte, diciamo, all'emergenza ucraina, verrà dato, diciamo, assegnato e utilizzato da una famiglia di ucraini, almeno fino al 31 dicembre di quest'anno. Metteremo a disposizione quanto prima, una volta verificati gli alloggi, la possibilità di trasferire questa famiglia, ad oggi ospitata in una famiglia di amici di Chiesina, e quindi per loro sarà un nuovo approdo. Mi avevano fatto la richiesta di non voler uscire dal nostro comune, infatti avevamo già fatto l'inserimento per i ragazzi nella scuola, e quindi per noi era importante trovare una soluzione. Questa è veramente la soluzione ottimale che nemmeno noi pensavamo di poter ottenere in così poco tempo. Bene, così andiamo ora ai titoli delle principali notizie di giornata. Tragedia nella notte sulla via romana a Pescia, tragico il bilancio di uno scontro frontale, 2 morti e 4 feriti, a perdere la vita sono stati padre e figlio. La madre è stata ricoverata d'urgenza, potrebbe trattarsi però di un omicidio-suicidio. Boom del turismo tornato ai livelli di prima della pandemia, la corsa alla vacanza però sta causando non pochi disagi, le compagnie aeree per esempio faticano a tenere il passo e l'aumento generale dei costi porta malumori e critiche. Manca poco al via della 41esima edizione del Pistoia Blues Festival, prevista dal 7 luglio. Dopo 2 anni, infatti, sta per tornare in Piazza Duomo la grande musica internazionale, fra questi Simple Minds e il cantatore Nutini. 50 anni del Pinocchio di Comencini, Andrea Balestri, il bambino protagonista del film, ha raccontato la sua straordinaria esperienza accanto ad attori del calibro di Nino Manfredi e Gina Lollobrigida. Ieri, nel corso della presentazione del nuovo allenatore della Pistoiese, il direttore sportivo Rosati è tornato a parlare della questione che riguarda un'eventuale riammissione alla Serie C. Secondo lui ci sono ancora speranze. Allora, avete sentito dai titoli, con una coda dell'ultima ora, che cosa è successo stanotte o che cosa si pensa sia successo stanotte sulla via romana nei pressi di Pescia. Intanto andiamo a vedere la cronaca dell'incidente. Un impatto devastante che è risultato fatale per 2 persone che si trovavano a bordo di una delle 2 vetture che si sono scontrate lungo la via romana a Pescia nella tarda serata di lunedì 4 luglio, poco dopo le 23. Il bilancio, oltre 2 decessi, è di ulteriori 4 persone rimaste ferite, di cui una risulta in gravi condizioni. Le vittime sono padre e figlio che si trovavano a bordo dell'appunto. La madre, che era con loro, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Ferite sembra in modo non grave anche i 3 occupanti dell'altra vettura, tra i quali una bambina. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Pistoia risulta evidente lo scontro frontale fra le 2 vetture. La Fiat Punto, alla cui guida si trovava il giovane di 27 anni, sembra che, per motivi che dovranno essere individuati dalla Polizia Stradale, mentre percorreva la via romana in direzione Pescia, abbia invaso la corsia opposta da dove stava sopraggiungendo la Nissan Qashqai. Non sembra essere stata la velocità la causa dell'incidente, anche perché la Fiat Punto si sarebbe immessa sulla via romana poco prima del luogo dell'incidente.
dell'impatto da una strada laterale dove padre e figlio vivevano. Sul posto sono giunti immediatamente dopo lo scontro i vigili del fuoco del distaccamento di Pescia, che hanno messo in sicurezza l'area. Con loro sono arrivati anche i colleghi di Montecatini e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi. Sono state necessarie 4 ambulanze per trasferire i feriti agli ospedali San Jacopo di Pistoia e Cosme e Damiano di Pescia. Per il giovane e per suo padre il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La Via Romana sta diventando sempre più tristemente nota per gli incidenti mortali che si stanno susseguendo. 2 le vittime nel 2020, anche in quel caso per uno scontro frontale fra 2 auto. Lo scorso anno un giovane è morto dopo essere caduto dalla sua moto. Si è sentito dai titoli, nelle ultime ore è trapelata questa notizia, gli inquirenti stanno infatti valutando l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio, suicidio addirittura. Secondo gli elementi finora raccolti sembrerebbe che il figlio, 26enne, poi deceduto insieme al padre nello scontro, che era alla guida di una delle 2 auto, potrebbe essere andato volontariamente a sbattere contro l'altra vettura. Vedremo se questo poi verrà confermato. Ancora cronaca, incendio questa mattina sempre a Pescia. Oggi la Val di Nevole è stata un po' martoriata da questi eventi. In prossimità e sotto il Ponte Europa le fiamme, che hanno interessato un tratto di circa 200 metri, sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti prontamente. Tra le possibili cause, forse un mozzicone di sigaretta gettato distrattamente sulle sterpaglie. Dobbiamo fare molta attenzione poi, soprattutto in questo momento. Sempre vigili del fuoco, questa volta a Chiesino Zanese, anche se a intervenire sono stati quelli del distaccamento di Pescia, nei pressi di via Livornese di Sopra, sul sottopasso, anzi nel sottopasso dell'autostrada. Il problema ha riguardato un camion che con il suo carico è andato ad urtare nei piloni del cavalcavia. Sul posto c'erano anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno bonificato l'area, mentre una gru dell'azienda proprietaria del mezzo ha effettuato il recupero e il riposizionamento del carico. Non sono state coinvolte, per fortuna, persone. Turismo è boom in questo momento, tornato, sembra, a livelli della prepandemia, ma tutto questo sta causando anche non pochi disagi. Estate 2022, si torna a viaggiare come nel periodo prepandemico, tante prenotazioni. Sì, tante prenotazioni, stiamo lavorando molto bene già da diversi mesi, e nonostante ci siano diverse difficoltà, perché comunque negli aeroporti sappiamo che c'è grande caos. Il mese di giugno è stato chiuso con dei volumi interessanti. Certo, sviluppare il lavoro in questo periodo è molto più difficile rispetto a quello che era nel 2019, quindi la normalità c'è nei numeri, ma non c'è proprio nella gestione delle prenotazioni. Il lavoro c'è, fortunatamente, negli ultimi mesi è ripreso alla grande, c'è molta frenesia, molta voglia di viaggiare, con tutti poi i problemi connessi ai voli che vengono cancellati in maniera molto improvvisa. E un altro problema grosso è la consegna dei passaporti da parte della Questura, perché non vengono consegnati nei tempi giusti. Prima ci voleva 15 giorni normalmente, perché è stato un problema di sovra richieste, quindi un sacco di passeggeri hanno comprato viaggi mesi e mesi fa e ancora sono fermi in attesa del passaporto. L'alleggerimento del personale che c'è stato nei 2 anni precedenti non è stato riassorbito e recuperato per poter gestire tutto il flusso di persone, e questo porta dei gravi disagi al turista. Mete più gettonate? Chiaramente il classico, la Spagna e la Grecia, come tutti gli anni, e poi abbiamo avuto tante richieste per il lungo raggio, quindi siamo tornati negli Stati Uniti, in Australia. Fortunatamente abbiamo recuperato tutti i viaggi di nozze degli anni passati, e poi le Hawaii. Quest'anno vanno parecchio di moda le Hawaii. Grande crescita ai viaggi, ovviamente internazionali ma anche intercontinentali, dovuti alla voglia della ripartenza per viaggi esotici all'estero. Un problema che questo ha determinato anche un cambiamento anche dell'organizzazione dei viaggi è legato a un aumento spropositato delle macchine a noleggio.
stiamo parlando del 100% in più. Adesso siamo mediamente su un 100, quasi 100 ore al giorno in macchina a noleggio. I noleggi macchina che proponiamo sono molto, molto alti, però lo riscontriamo anche all'estero, in qualsiasi città europea o fuori dall'Europa. Il costo della macchina è diventato importante, tant'è vero che qualcuno ci scherza sopra dicendo che insomma comprare un usato costa meno che noleggiare una macchina. Il clima ha generato ormai una situazione tanto semplice da leggere quanto tragica. Fiumi a secco, incendi, terreni agricoli senza acqua, raccolti a picco. Il nostro sistema non può reggere queste condizioni a lungo e quanto ha scritto il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, occorrono risorse urgenti per far fronte ai danni causati dalla siccità. Riteniamo necessario che la regione toscana chieda lo stato di emergenza al governo. Confagricoltura Toscana si appella quindi alla regione. Sono settimane drammatiche, si legge ancora, che potrebbero purtroppo proseguire a lungo. Non possiamo rimandare. Condividiamo appieno la posizione presa dalle altre regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Venezia e Giulia, che hanno chiesto giustamente aiuto allo Stato. E a proposito di tempo, ci sono delle condizioni di tempo instabili per una infiltrazione d'aria fredda. Per il momento sono arrivate queste condizioni in Toscana causando temporali questo pomeriggio in Appennino, Appennino Tosco Emiliano in particolare, ci sono state anche grandinate, mentre da domani e fino alle prime ore della sera potranno diventare forti anche nelle zone interne della regione. Questo, per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti, valido fino alle 20 di domani, mercoledì 6 luglio, per tutta la Toscana ad esclusione della fascia costiera fino alla Versilia. Questa mattina il comandante regionale della Toscana, generale di divisione Bruno Bartoloni, si è recato in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia. Ad accoglierlo c'era il comandante provinciale, il generale di brigata Francesco Tudisco, insieme ai comandanti dei reparti della provincia, una rappresentanza dei militari in servizio presso il comando, uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria, del gruppo di Pistoia, della compagnia di Montecatini e della stazione soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano. Possiamo anche andare a vedere il momento del ricevimento appunto di questa visita. Al termine della visita il comandante regionale ha espresso parole di vivo apprezzamento per l'impegno svolto dai militari nei vari servizi istituzionali alla stazione soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano per l'importante attività svolta a favore della collettività a presidio della sicurezza e soccorso nell'intero comprensorio Appennino Tosco Emiliano. Qualche numero, torniamo a darlo perché torna a salire l'indice di positività, purtroppo. Numeri che riguardano la pandemia, oggi sono quasi 8.000 nuovi positivi in Toscana, 11 sono i decessi, purtroppo i ricoveri in isolamento sono 611, i malati in terapia intensiva 23. Aumentano sia in isolamento che in terapia intensiva. Il tasso dei positivi è del 27,5%. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, ben 581 i nuovi contagi. Per le autorità sanitarie locali, 31 persone sono in isolamento al San Jacopo, 2 in terapia intensiva, 1 in pediatria. Si è conclusa in questi giorni la prima verifica sulla nuova sala chirurgica aperta all'ospedale Pascini di San Marcello Pistoiese per dare una risposta a tutti gli interventi che riguardano condizioni patologiche minori, fra virgolette. I numeri dicono che nel primo mese di programmazione sperimentale sono state effettuate 8 sedute chirurgiche per complessivi 32 interventi. Per questi interventi i residenti della montagna prima dovevano recarsi in altri presidi, principalmente al San Jacopo di Pistoia, mentre ora possono rivolgersi lì al PIOT, il presidio integrato dell'ospedale territorio. Gli interventi sono svolti dai medici della struttura operativa complessa di chirurgia generale di Pistoia, diretta dal dottor Sandro Giannesi, con il supporto del personale infermieristico coordinato dalla dottoressa Erika Gualtieri. Ricercatori e dottorandi da tutta Italia al centro di ricerca avanzato della matematica che ha sede a Uniser Pistoia.
La scuola estiva di dottorato organizzata dall'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica, che ha sede a Uniser, per 4 giorni ha riunito 27 dottorandi e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia. Secondo passaggio molto significativo delle attività di Uniser attraverso questo centro CARME, che è il Centro per la Ricerca Avanzata in Didattica della Matematica. È una scuola nazionale di dottorato che per la prima volta si svolge a Pistoia, siamo molto onorati di questo, che utilizzando le strutture speciali, diciamo, che Uniser mette a disposizione per questo e che riguarda, diciamo, una fascia significativa di studenti e studentesse, dottorandi, giovani ricercatori, insegnanti ricercatori che trovano in questa scuola alimento, motivo, conoscenze, formazione, discussione per quello che riguarda il loro futuro di insegnanti o di ricercatori in quest'area così delicata. La didattica dell'apprendimento della matematica. La scuola raccoglie studenti da tutta Italia, dottorandi e magari giovani studenti che hanno appena finito, insomma, il loro percorso di dottorato. E questa scuola è dedicata alla problematica delle domande di ricerca e le problematiche di ricerca. Come si fa a arrivare a costruire una buona domanda di ricerca e argomentarla e impostare, insomma, uno studio che per poterla esplorare. Abbiamo appena finito di presentare un esempio di ricerca che è un progetto che è appena stato finanziato, un progetto di interesse nazionale, come esempio di successo, diciamo, dopo tanti anni in Italia di ricerca finanziata in didattica della matematica dal Ministero. Qual è l'importanza di avere un laboratorio come questo per lo studio della didattica? Penso che sia fondamentale. Noi abbiamo degli esempi nel mondo precedenti e confrontandoli con questo direi che la struttura che ho visto è eccezionale. Questa è la sala regia che praticamente tutto quello che fanno gli studenti viene monitorato. Viene monitorato ciascun gruppo di studenti e poi è possibile identificare un gruppo che sta lavorando in maniera particolarmente interessante e allora le telecamere ci consentono di fare uno zoom sul gruppo e di catturare quindi l'attività di quel particolare gruppo in modo più puntuale. Lo stilista dei capelli, Luca Piattelli, è stato ricevuto in Senato, dove è intervenuto per portare avanti le battaglie della categoria, riduzione dell'IVA, una migliore formazione e la creazione di un albo professionale per tutelare la qualità per i clienti. È stata quindi una giornata importante per l'associazione sindacale Air Lobby e per Conflavoro e per il suo presidente, che ha in Chiesino Zanese la base del suo atelier. A Palazzo Madama, infatti, era in programma una conferenza dal titolo Il mercato dell'acconciatura. Oggi, scenari, istanze e nuove opportunità. Luca Piattelli ha sottolineato la necessità di ridurre l'aliquota IVA, visto che gli acconciatori sono l'unica categoria artigianale che paga quanto i commercianti. Parlato di una migliore qualità nella formazione degli aspiranti operatori, vedete Piattelli è quello che sta parlando, e la creazione di un albo professionale per regolamentare e seguire nel migliore dei modi chi svolge questa professione. Parliamo un po' di Pinocchio. Quest'anno ricorre i 50 anni dal film. Chi se l'è dimenticato, è impossibile dimenticarsi questo film, chi non era presente in quegli anni lo avrà visto sicuramente dopo, il film di Pinocchio di Comencini. L'attore era Andrea Balestri, il bambino. Balestri, che ha interpretato proprio Pinocchio nel celebre sceneggiato di Comencini, è stato l'ospite d'onore della festa della parrocchia di San Pietro Apostolo in Candeglia. 4 giorni di iniziative terminate con la scena sotto le stelle. Stasera abbiamo dato un anticipo, diciamo, della conclusione, presentando questa serata dedicata ai nostri 18 anni di programma radiofonico e in collaborazione con Andrea Balestri presenteremo lo spettacolo 50 anni dopo, che Andrea stesso sta portando in giro per l'Italia con la sua troupe proprio per onorare appunto l'anniversario, le nozze d'oro, se così possiamo dire, di questo sceneggiato di Comencini che l'8 di aprile ha proprio compiuto 50 anni. Stasera racconterai tutta la tua esperienza di quel film famoso di 50 anni fa. Sì, praticamente stasera racconterò
tutta la mia esperienza, racconterò vari aneddoti, i trucchi usati, i rapporti con gli attori, poi però ci sarà delle canzoni anche, insomma è uno spettacolo un po' ridotto perché un po' la situazione, insomma, un po', però insomma per questi ragazzi qui abbiamo fatto questo e altro e ci divertiamo. Tu eri un bambino, che cosa ti è rimasto di quel film? Tutto vuol dire che è rimasto il carattere che c'ho, è rimasto i bellissimi ricordi che stasera racconterò, è rimasto l'orgoglio, la soddisfazione di aver avuto la fortuna di aver conosciuto dei grandi, dei miti del cinema italiano come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Gino Lollobrigida, seguito da e diretto dal più grande regista che possa mai esistere, Luigi Comencini. Senti, e gli attori come sono stati con te in quel periodo? Benissimo, bravissimi, umani, paterni, erano più amici di gioco che attori con me, perché io avevo 7 anni e mezzo e loro riuscivano a capire che Andrea era un bambino preso da un rione e buttato in un mondo che non era il suo, ecco. Eh sì, tanti ricordi per questo bellissimo film, appuntate se vi ricordate. Sta per partire il Festival Blues a Pistoia da giovedì. Tutto pronto per la 41esima edizione del Pistoia Blues Festival, prevista dal 7 al 16 luglio 2022. Dopo 2 anni torna in Piazza del Duomo l'emozione della grande musica internazionale. Si parte con un'anteprima di qualità giovedì 7 luglio presso la Fortezza Santa Barbara con The Tallest Man on Earth, cantautore svedese spesso paragonato a Bob Dylan, si esibirà in un concerto intimo dove presenterà il suo 5° lavoro discografico I Love You, It's a Fever Dream. L'8 luglio si terrà la grande serata gratuita Sweet Home Pistoia a cura dell'associazione Blues Inn e del comune di Pistoia. Tra i tanti che si esibiranno anche Eugenio Finardi e Fabio Treves con la Treves Blues Band. Il 9 luglio sarà il grande ritorno dei Goat Mule, che torneranno a calcare il palco pistoiese a 10 anni dall'ultima esibizione, il concerto indimenticabile del 2012. In apertura una serie di promettenti band, tra cui la Terza della Classe, capitanata dal celebre imprenditore della ristorazione Joe Bastianich. Domenica 10 luglio la prima serata di Storytellers Suoni d'Autori, sarà Elisa protagonista assoluta, che porterà sul palco di Piazza del Duomo il suo ultimo album, Ritorno al Futuro, Back to the Future. Il 12 luglio, sempre per la rassegna Storytellers, sarà Manuel Agnelli, il leader degli After Hour, protagonista sul palco, con il suo primo album da solista, previsto a settembre, e recente vincitore di un Davide Donatello, con 2 nuovi brani inediti inclusi nella colonna sonora del film dei Manetti Bros, Diabolic. Continua la musica italiana in Piazza del Duomo, mercoledì 13 luglio, con lo spettacolo di Willy Peyote, rapper torinese, che intinge i suoi versi in una miscela di black music. Il giorno seguente, un'incredibile prima volta per Arianna del Ghiaccio, in arte Ariete, un concerto dedicato alla generazione Z. E finalmente il 15 luglio, dopo 2 posticipi, arriverà il momento dei Simple Minds, che porteranno in scena il loro tour celebrativo dei 40 anni. Chiuderà la manifestazione sabato 16 luglio Paolo Nutini, con un attesissimo grande ritorno. L'artista si esibì già nell'edizione del 2012 in un territorio che conosce bene, visto le sue origini toscane. Piccola pausa, poi da non perdere, un'ampia pagina dedicata allo sport, ci sono notizie interessanti, alcune riguardano la Pistoiese, poi Amapola, parleremo un po' di storia del nostro territorio con il consueto appuntamento settimanale e attraverso i nostri servizi, immagini e intervista di qualche anno fa. A seguire Sei in diretta estate, poi torniamo noi per il telegiornale della notte, è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione.